Molti punti negativi emergono per quel che riguarda la Sardegna dalla terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo dipendenti dell'Agenas. Si sono registrati 185,422 accessi al pronto soccorso in un anno. Un paziente su quattro se ne va prima della visita medica o in corso di accertamenti oppure prima della chiusura della cartella clinica. La percentuale di abbandono del pronto soccorso è del 24,3%, la più alta in Italia, con una media del tempo di permanenza elevata per i codici di gravità intermedia. Il tasso di mortalità a 30 giorni per infarti deve migliorare in quanto superiore all'8%. Identificato un 20% di pazienti ad alto rischio ischemico residuo. Solo il 3% viene però, sottolinea Agenas, inviato a programma riabilitativo, denotando una carenza di presa in carico. Per quanto riguarda gli ictus, tasso di mortalità da migliorare, Auristano e Nogliastra, da risolvere il problema dell'offerta residenziale e territoriale. Post-elezioni movimentato in Sardegna, con un susseguirsi di incontri mirati, più che ad effettuare un'analisi politica del voto e a capire quale sarà il volto della giunta alla quale sta lavorando il presidente Alessandro Todde, che non manca di inviare messaggi rassicuranti. «Sarò la presidente di tutti i sardi», ribadisce. «Si è accesa la fiamma della speranza e occorre alimentarla avendo presente l'obiettivo di cambiare la Sardegna e di liberare i sardi dalle catene della corruzione, del clientelismo e del malaffare». Affermazioni che probabilmente saranno riprese dalle forze politiche che hanno governato l'isola nella passata legislatura, uscite sconfitte dalla corsa per la elezione del governatore. Alessandra Todde calca con sicurezza una ribalta politica che pare gli sia stata ritagliata su misura e dalla quale ha annunciato che entro il 10 aprile conta di riunire il nuovo Consiglio regionale e per i posti in giunta contano i voti presi, ma a tutti verrà riconosciuta la dovuta visibilità. Al via gli interventi di sistemazione delle borgate di Cabras in vista delle festività pasquali. I lavori prevedono il rifacimento delle strade sterrate a San Giovanni di Sinis, dove è già stato ultimato il lavoro di livellamento con l'utilizzo di nuovo materiale, e a Fontana Meiga, dove è in corso il ripristino della vecchia strada sterrata di accesso e di quella in direzione del Parco Naturalistico di Seu. Sono iniziati anche i lavori di taglio dell'erba nel villaggio di San Salvatore, negli ingressi, nella piazza principale e nelle vie interne. Nei pressi del villaggio l'Associazione Italia Nostra la scorsa settimana ha realizzato la consueta giornata dedicata alla pulizia del sito di Domo e Cubas, dove giacciono i resti di antiche terme romane, coinvolgendo un gruppo di volontari e rendendolo fruibile ai visitatori. Lo sfalcio proseguirà nella borgata di San Giovanni di Sinis, a Fontana Meiga e nell'abitato di Cabras. Riteniamo importante preparare i luoghi affinché possano essere decorosi in vista dell'incremento delle presenze. San Giovanni di Sinis, San Salvatore e Fontana Meiga sono tra le località più frequentate in concomitanza con l'arrivo della primavera e in particolare con la stagione estiva, hanno affermato gli assessori ai lavori pubblici e all'ambiente Enrico Giordano e Carlo Carlo. Dopo le ennesime manifestazioni di malcontento sfociate nell'incendio dei materassi, all'interno del CPR di Macomer è tornata la calma. Intanto la Protezione Civile ha disposto un certo numero di tende per sopperire al danneggiamento dei locali. Abbiamo chiesto al sindaco Riccardo Uda un parere sull'episodio. Penso che il disagio si sta manifestando. Ci sono stati più esempi in quest'ultimo periodo, probabilmente quello più rilevante è stato quello che si è verificato domenica sul lunedì, che ha determinato l'intervento anche della Protezione Civile perché gli utenti del CPR potessero avere un luogo dove dormire stanotte. E cosa ne pensa del CPR in se stesso? Il CPR è una struttura, è stata ideata, si diceva, di una detenzione amministrativa che secondo me è una finzione giuridica. Il CPR è il, lo dice la parola stessa, centro per il rimpatrio, dove le persone che si trovano in una determinata regione vengono accompagnate per essere
rispedite nella patria di origine in quanto sono, si trovano illegittimamente in Italia. Il CPR poteva essere una buona intuizione, ma fondamentalmente proprio perché detenzione amministrativa non si capisce cosa voglia dire. Non c'è effetto riabilitativo perché non c'è una pena. Non si sa perché ce ne siano 10 su 20 regioni, quando invece per legge era prevista che ogni regione dovesse essere dotata di un CPR. Non ci sono sanzioni apparenti, almeno per quello che so io, per quelle regioni che non hanno dato seguito alla legge. Non ci sono situazioni di, chiamiamole, premialità, senza essere frainteso, cioè con una serie di strutture che possano agevolare anche la vita di coloro che devono essere rimpatriati nei luoghi dove i CPR sono stati istituiti. Io penso che si sia voluto fare, con una spesa enorme, un po' il tappare la bocca a tutti, ma creando delle serie difficoltà, lo sapete a chi? Agli ultimi della terra, a coloro i quali stanno venendo in Europa perché abbagliati probabilmente da false illusioni che sono quelle di una terra ricca, di un Eldorado dove possono cambiare la vita. Non si capisce perché adesso ci debba essere una detenzione amministrativa con le riforme lunga 18 mesi dove vieni parcheggiato senza che ci sia nessuna funzione riabilitativa, ma è in attesa di essere espulsi. Ma poi le espulsioni ci sono davvero? Io me lo chiedo, non ho dati in questo senso. La Scuola Civica di Musica di Oristano apre le porte a tutti coloro che volessero partecipare alle lezioni individuali e collettive dei diversi corsi in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Dal lunedì 8 fino a sabato 13 aprile i docenti saranno felici di accogliere bambini, ragazzi e adulti presso la sede di Via Costa 10 a Oristano. Si potrà assistere alle lezioni di canto lirico, canto moderno, canto corale, pianoforte, violino, chitarra classica, chitarra elettrica, batteria, organetto, propedeutica, eutica musicale, teoria. Si potrà assistere anche ad una lezione dimostrativa del corso di organo a canne di prossima istituzione presso la Cattedrale di Oristano. Nell'anno scolastico 2024-2025 saranno attivati altri corsi. Per conoscere l'orario delle diverse lezioni e prenotarsi si può contattare la segreteria della scuola il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 15 alle ore 19 al numero 389-618-946. Dalle ore 11 di stamattina non si hanno più notizie della signora Concetta Reale, nata a Castrovillari in data 31 agosto 1940 e residente a Zerfaliu in via Giuseppe Mazzini numero 37. Il prefetto di Oristano Salvatore Angeri ha attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse e ha affidato il coordinamento delle operazioni di ricerca all'Arma dei Carabinieri. Oggi il vertice presieduto dal prefetto di Oristano Salvatore Angeri sullo stato di criticità della strada provinciale 71, chiusa dallo scorso 4 marzo per il parziale collassamento del ponte di struttura metallica. Al tavolo erano presenti l'amministratore straordinario della provincia, il vicario del questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della guardia di finanza, il dirigente della polizia stradale di Oristano, il comandante provinciale dei vigili del fuoco e il sindaco di Busacchi. L'incontro ha permesso di avviare un confronto sulle possibili soluzioni volte alla messa in sicurezza dell'arteria stradale. Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di riqualificazione urbanistica di Piazza Manno, da giovedì 28 marzo non sarà possibile accedere alla scuola Eleonora d'Arborea dalla via Cagliari tramite l'attuale passaggio pedonale, ma sarà necessario utilizzare il percorso alternativo dedicato che sarà accessibile unicamente dalla via Vittorio Emanuele o dalla via Cagliari passando dall'Arst. L'uscita di sicurezza dalla scuola sarà sempre garantita. Il Comune di Oristano ha prorogato al 26 aprile i termini di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di 4 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per veicoli fino a 9 posti, compreso il conducente. Per ottenere la licenza di esercizio del servizio è richiesto il possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato sul sito istituzionale www.comune.oristano.it.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della titolarità del servizio. Ogni partecipante può concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione. Da lunedì 8 aprile avranno inizio i colloqui per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei progetti di servizio civile universale, finanziati dal Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale. Ha riaperto al pubblico l'ufficio postale di Gorno Scodina. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede della Marmilla, finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto Polis, Casa dei Servizi Digitali. L'iniziativa è ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Proseguono le attività di promozione della lettura per i bambini da 0 a 6 anni previste nel progetto ideato e curato dall'Associazione Culturale Luganè. Lunedì 22 aprile si terrà l'incontro dal titolo Vorrei essere un fiore. Mercoledì 15 maggio il terzo incontro dal titolo I raggi del buon umore.